Alle ore 18 puntuali erano già in un centinaio i tifosi del Parma a seguire la prima seduta stagionale della loro squadra del cuore, a Collecchio. Nell'anno del centenario, l'onda lunga d'entusiasmo creata dall'arrivo di Antonio Cassano è proseguita con il preditiro ad Ostuni, non sembra volersi placare. E a casa propria, davanti a pubblico amico, sono stati subito applausi nel primo vero allenamento stagionale con il pallone. A bordo campo, ospiti speciali, l'amministratore delegato Lonardi, il direttore tecnico Preti, il responsabile mercato in Borgia con il tecnico della Nazionale Under 19, Chicco Evani, arrivato ad osservare da vicino il lavoro dell'amico ed ex compagno rossonero Roberto Donadoni. Mezz'ora iniziale dedicata al classico torrello di riscaldamento, alternato a lavori sul posto diretti dal professor Andreini con stretching, inframmezzato lavoro aerobico. Quindi lunga fase di possesso palla con il folto gruppo diviso in tre squadre da 11 a turno, due formazioni in campo e una a lavorare senza palla. Quindi dal 19 ecco le prime partitelle. Il primo gol della stagione, attesissimo, è stato di Jonathan Biabiani alle 19:14. Poi gli hanno fatto seguito Sansone e Rosi. Triplice fischio alle 19:33. Domani si riparte. Questo il menù della giornata che diventerà il ritornello delle prossime settimane. Sveglia alle 7, colazione fino alle 7:40, alle 8 pronti per l'allenamento delle 8:30, pranzo alle 12 e riposo d'ordinanza. Nel pomeriggio, dopo la merenda delle 17, tutti pronti per la seconda sessione delle 18, a cui seguirà la cena delle 20:45. Alle 23 tutti a letto per recuperare l'indomani. Si ricomincia da capo.